Teresa Anna Pugliese si prepara al matrimonio con Giovanni Gentile che sarà celebrato a brevissimo. L'ex tronista di Uomini e Donne, una tra le più rappresentative nella storia del programma, ha pubblicato sui social le foto della promessa di matrimonio avvenuta in comune poche ore fa. Una promessa è una promessa, commenta Radiosa, anticipando quanto accadrà da qui a qualche mese. Per il momento, la data delle nozze non è stata ancora ufficializzata, ma Teresa Anna e Giovanni pronunceranno il sì entro al massimo 6 mesi, come da procedura civile. Teresa Anna e Giovanni sono già genitori del piccolo Francesco, nato 3 anni fa dalla loro storia d'amore. La gravidanza arrivò a pochi mesi dal loro primo incontro, frutto di un amore travolgente che spinse entrambi a rimettere in discussione le rispettive vite. Per Giovanni, Teresa ha lasciato Roma ed è tornata a Napoli, accantonando per il momento il suo sogno di fare l'attrice. Adesso fa soprattutto la mamma e si concede di tanto in tanto qualche shooting fotografico che finisce immancabilmente sul suo profilo Instagram. Giovanni è stato l'uomo che ha sostituito Francesco Monte nella vita della Pugliese. Fu il primo di cui scelse di fidarsi dopo la rovinosa fine della storia d'amore con l'uomo che l'avrebbe delusa, fidanzandosi con Cecilia Rodriguez a pochi mesi dalla loro separazione. Di recente, Teresa Anna è tornata in auge quando la relazione tra Francesco e Cecilia è finita. Ha commentato in TV quanto accaduto al Grande Fratello VIP, manifestando a Monte la sua solidarietà. In quell'occasione, tuttavia, lanciò al suo ex una frecciatina, lasciando intendere di essere stata tradita quando ancora stavano insieme. Francesco non ha mai voluto commentare le dichiarazioni della sua ex. Chi se ne frega.